sarebbe molto interessante, molto utile e renderebbe anche, lasciatemi dire, maggior onore alla perdita di vita di tutti quelli che sono sepolti a Portogna e al dolore di quelli che sono sopravvissuti, il mettere il Vajont fra le materie di studio, come viene fatto negli Stati Uniti, in modo che ci si educhi a una visione diversa dei comportamenti quando ci deve fare, si devono operare, mettere in campo opere di grande impatto ambientale, sia per i territori, sia per le persone che ci vivono. Altrimenti il Vajont non è servito a nulla. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Vajont. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Vajont, dottoressa in Scienze e Tecnologie per la Natura ad indirizzo museologico, guida naturalistico-ambientale abilitata in Regione Veneto. Socio della Società Veneziana di Scienze Naturali, socio fondatore dell'Ecomuseo Vajont Continuità di Vita, informatore della memoria e non vado oltre ad elencare i suoi svariati titoli, altrimenti termina il tempo a disposizione per questo episodio. Signore e signori, abbiamo piacere di avere con noi oggi la dottoressa Giovanna Franceschini. Benvenuta Giovanna, come stai? Grazie Va bene, grazie, sì. E per essere con noi oggi. grazie a te per questa opportunità. Giovanna, come accennato poc'anzi, tu possiedi diversi titoli che corrispondono ad altrettanti interessi. Mi piacerebbe partire da te e parlare del tuo rapporto con il Vajont. Come nasce e cosa ti lega a questa valle? Il mio rapporto col Vajont nasce in un modo un po' particolare, vogliamo dire così, fino al 2005. Infatti, io conoscevo l'evento Vajont molto superficialmente. Poi, pur avendo frequentato all'Università di Padova il corso di geologia col professor Giorgio Vittorio Dal Piazza, nipote del famoso nonno Vittorio, che fu uno dei protagonisti della vicenda, non avevo avuto modo di approfondire l'argomento, anche perché a quei tempi, fine anni 70, il Dipartimento di Geologia del Vajont era inopportuno parlare. Nel 2005 venni chiamata lassù a Erto per contribuire alla definizione dell'importanza paleontologica della Valle del Vajont nell'ambito del progetto di allestimento dell'Ecomuseo Vajont Continuità di Vita. Allora, in una tiepida mattina di maggio del 2005, ho avuto la sorpresa di scoprire la presenza di un tronco fossilizzato nascosto fra gli strati del colle isolato, che è il residuo tuttora presente dell'antichissima paleofrana del Monte Toc. A distanza di circa 10.000 anni da quel primo frammento, rinvenivo un importante segnale paleostratigrafico conservato fra quegli strati per circa 140 milioni di anni. Questo rinvenimento fu notificato al mondo scientifico di settore attraverso gli appositi canali nazionali ed internazionali. E così, ancora una volta, veniva certificata l'importanza naturalistica della Valle del Vajont, al di là dei fatti che l'avevano resa tristemente nota. Mi lega un interesse naturalistico che da quel momento è stato ed è tuttora alimentato da frequenti e innumerevoli novità. Infatti, dato l'abbandono in cui giace da 60 anni il territorio della frana, la vegetazione ha ripreso la sua attività secondo le leggi naturali che le sono proprie, con le caratteristiche di successione primaria, laddove l'onda aveva completamente abraso il suolo, e secondaria, dove l'azione erosiva era stata meno marcata, risparmiando le componenti biotiche nel substrato. In questi termini è fonte di grande sorpresa e gioia osservare che di anno in anno si aggiungono novità floristiche e vegetazionali significative di una buona ripresa biologica del territorio. E ciò si fa paradigmatico della ripresa socio-comunitaria
dei sopravvissuti umani rimasti in valle e dello sviluppo delle nuove generazioni. Grazie alla frequentazione turistica legata alla diga, il paese di Erto e Casso è divenuto territorio frequentato da un numero sempre maggiore di persone provenienti da altrove, alcune delle quali hanno preso dimora nel vecchio borgo ristrutturato. Tutto ciò ha animato un'economia del terziario attualmente molto fiorente, moderna e soprattutto sostenibile. Tutto questo, vissuto anche in qualità di socio fondatore dell'Ecomuseo Vajont, in parte coautore e interprete della rinascita della valle, rende quanto mai avvincente la mia frequentazione di quel territorio, sia in quanto studiosa, sia nell'esercizio della mia professione. Questo è molto interessante perché ci dà una visione del Vajont, diciamo, moderna, che non è relegata al passato, non è relegata al disastro solamente, non è fissa e ferma a 60 anni fa, ma è una comunità in divenire, una comunità che, seppur scollata, seppur comunque divisa in diversi comuni, dopo il disastro, adesso piano piano sta cercando di trovare una sua identità, di ritornare a essere una comunità di persone che vivono in quel territorio perché in quel territorio c'è qualcosa da fare, non c'è da scappare, non c'è più da scappare via, anche se non si è tornati più, diciamo, alla vita agricola, di un tempo, diciamo. Sì, guarda, invito veramente chiunque ci ascolti ad andare a visitare Erto e Casso, in particolare il territorio dove si sta tracciando una linea rossa che del ricordo, della memoria, con segnali molto ben visibili, anche con strutture moderne, quali per esempio audioguide da rinvenire sul posto, eccetera. Dove viene marcato proprio la volontà di queste persone di animare il proprio territorio, di non essere più succubi di quanto è successo, ma di viverlo in maniera estremamente resiliente. È interessantissima questa cosa. Assolutamente sì, è veramente, veramente affascinante perché comunque questa serie vuole dedicare un chiaro messaggio alla memoria del disastro, ma diciamo strizza l'occhio anche a quello che è il presente, alla contestualizzazione del presente e soprattutto nel futuro, il futuro della valle, il futuro dei propri abitanti. In questo episodio affrontiamo un tema, ecco, più attuale del disastro rispetto al solito, come ho appena detto. Parliamo con te, Giovanna, della mia pubblicazione sul tema, il libro La notte più buia della valle, che ricordo potete trovare nel link in descrizione qualora qualcuno fosse interessato a leggerlo. Giovanna, do un po' di contesto, si è gentilmente offerta di fare da moderatore durante la presentazione del mio libro a Longarone, alla sala consiliare del Comune di Longarone, e quindi ti volevo chiedere, ti va di condividere con chi ci ascolta cosa ne pensi di questo libro e cosa ti ha colpito in particolare? Cosa ne penso? Guarda, è straordinaria questa cosa. Quando mi è stato proposto di presentare questo libro a Longarone, il titolo La notte più buia della valle, proprio Notte più buia, mi ha subito orientato a contenuti che già conoscevo, un nuovo racconto delle vicende di quella notte. Ma leggendolo mi sono accorta di trovarmi di fronte ad una assoluta e inattesa novità. E ho dovuto tornare più volte a leggere l'introduzione per capire in che ambito ti fossi mosso nella tua descrizione. Il tuo testo si legge facilmente perché tu sei una penna leggera, anche quando, per esempio, spieghi in maniera esaustiva le leggi fisiche adottate per il modello idraulico di Nove, che non sono facili da comprendere. Inoltre, fra le tante, ritengo pregevoli due riflessioni che hai proposto. La prima è incentrata sul rapporto di Endron e Patton e che evidenzia con chiarezza la possibilità che anche di fronte a criticità ambientali di elevato livello, con un'approfondita conoscenza del territorio, sostenuta naturalmente da un corretto approccio tecnico-scientifico,
sia possibile adeguare la progettualità e raggiungere correttamente degli obiettivi. È straordinaria questo risultato che si è ottenuto. Inoltre, la seconda viene concentrata sul ruolo dell'energia idroelettrica nella transizione ecologica, che fa un po' da chiosa al tuo libro. È una nota estremamente importante, perché viene rivisto in chiave evento Vaillant questo ruolo dell'energia idroelettrica, ed è un nuovo interessante percorso di ricerca che è sicuramente da approfondire nei momenti che stiamo vivendo. E cosa mi ha colpito in particolare di questo libro? Qui andrò lunga. Abituata come sono ad affrontare complessi articoli scientifici a carattere geologico, testi tecnici e letteratura divulgativa, mi hanno colpito intanto l'agilità con la quale riesci a districarti fra le pieghe di una storia di per sé molto complessa e la tua raffinatezza analitica, con la quale metti in rilievo dei dettagli fortemente significativi che altrimenti sarebbero poco evidenti. Alcune cose durante le varie letture del Vaillant erano sfuggite anche a me, le ho ritrovate nel tuo libro collocate in un contesto significativo per la comprensione del Vaillant. È un merito veramente importante. Ma l'assoluta e inattesa novità di cui parlavo prima è la coraggiosa iniziativa che hai avuto di sviluppare un'argomentazione così apparentemente estranea al Vaillant, come l'applicazione retrospettiva del Crew Resource Management, cioè la gestione delle risorse dell'equipaggio, in occasione del 60° anniversario dell'evento franoso, quando sugli scaffali delle librerie erano attese tematiche storicamente ritenute rilevanti, sviluppate da autori già ben affermati. E su quegli scaffali ha trovato il suo onorevole posto anche la notte più buia della valle. Inoltre, con questa iniziativa, e questa è una cosa che ci tengo moltissimo a dire, questa iniziativa di uscire dagli schemi classici di analisi, tu confermi che il cambio radicale del punto di vista è fondamentale per il progresso della conoscenza. Se non si cambia punto di vista, non si va da nessuna parte, ci si fossilizza su dei principi e anche su dei risultati. Assolutamente sì, ti ringrazio perché sei esageratamente gentile con il mio scritto. Il cambio del punto di vista è stata una cosa già affrontata da Andrew e Patton, come ricordavi tu, perché sono passati da una visione bidimensionale, quindi cercando di mettere in correlazione le piogge con la quota del lago, con la velocità della frana, fino a realizzare che mancava un terzo elemento, di cui spero di parlare in maniera approfondita in un altro episodio, in maniera geologica, per comprendere appieno cosa fosse successo. Questo cambio di punto di vista ha permesso loro di comprendere a fondo il fenomeno del Vaillant. E di procedere con la costruzione della diga in Canada come avevano preventivato. Vorrei tornare un attimo sul tuo primo appunto, quando parlavi di l'importanza del Vaillant nella transizione adesso a energie sostenibili e rinnovabili. È uscito di recente un report delle Nazioni Unite, in cui si mette in risalto il pericolo delle dighe in tutto il mondo, perché, come ben sappiamo, il calcestruzzo, se ben prodotto o ben lavorato, ha un'età, ha una durata, una sua vita, diciamo. Quindi la maggior parte delle dighe che sono state costruite intorno se non prima di quella del Vaillant, adesso cominciano a presentare dei danni strutturali o comunque dei problemi di manutenzione che mettono a rischio
gli abitati, ovviamente, intorno alla diga, ma anche la struttura della diga stessa, quindi la possibilità di utilizzare l'energia idroelettrica. E questo è un punto che secondo me ci riporta al disastro del Vajont, quando c'erano delle preoccupazioni per la tenuta della diga, che poi ha retto, quindi dal punto di vista dell'ingegneria è assolutamente impeccabile. Però ci riporta un po' alle preoccupazioni di tutte queste dighe e dell'importanza dell'idroelettrico nella transizione energetica, cioè se si toglie l'idroelettrico per problemi di manutenzione, per problemi strutturali, almeno in Italia togliamo un buon 30% di quello che è la produzione di energie rinnovabili. Quindi ci sono diciamo, diversi spunti di riflessione per Sì. approfondire, come dicevi tu, partendo dal Vajont per l'attualizzazione. Sì, estremamente ricco della lettura nuova che si può fare, estremamente piena di attualizzazioni. Come ricordavo all'inizio, diciamo, tu hai una vasta conoscenza della letteratura legata al disastro del Vajont. Come pensi che questo libro si collochi all'interno della letteratura attuale e dove? Allora, sai, è vasta questa letteratura e mi sono accorta che già fin da prima che accadesse il disastro, ma soprattutto dopo il disastro, la vasta letteratura a tema Vajont si è sviluppata prevalentemente intorno a due punti di vista, quello socio-umanistico, se vogliamo definirlo così, e quello tecnico-scientifico. Il punto di vista socio-umanistico ha posto al centro la narrazione delle sofferenze accadute alle popolazioni colpite e il giudizio sull'operato dei tecnici coinvolti. Sto parlando di giudizio sull'operato, non su comportamento. Il punto di vista tecnico-scientifico si è concentrato nel cercare le cause fisiche prossime e remote che hanno caratterizzato il devastante frenamento e nel mettere in luce gli errori tecnici che hanno determinato quel disastro. Ora, morti i tecnici e con ciò terminato il loro irripetibile agire, il primo caso, accaduto il fatto, assestatosi il territorio e giunti a conclusioni scientificamente accettabili, nel secondo caso, sembra si possa dire definitivamente conclusa la vicenda del Vajont. Ma questa è una conclusione non accettabile. La potenziale perdita di significato della memoria del Vajont ha spinto allora esperti della vicenda ad esprimere la necessità di attualizzare il Vajont nell'epoca contemporanea, riconoscendogli un ruolo di termine di confronto in alcune importanti attività moderne. In quest'ottica, diversi tecnici di settore, soprattutto ingegneri e geologi, e alcune istituzioni hanno raccomandato azioni concrete volte a migliorare le tecniche operative per garantire maggior sicurezza sia nei riguardi dei territori, sia verso le popolazioni residenti. Possiamo citare alcuni esempi senza andare ad approfondire, però, per esempio, nel rapporto geotecnico di Andrew e Patton, di cui si parlava prima, nel 1985, vi è la chiara attestazione che negli Stati Uniti il disastro del Vajont è un tema di studio tecnico, in fase di progettualità delle grandi opere. Le grandi dighe, statunitensi ancora oggi devono superare il Vajont test. È un tema complesso, andrebbe approfondito, ma è di grandissima importanza. Poi un altro esempio, per esempio, viene dall'anno internazionale del pianeta Terra celebrato nel 2008 dall'ONU, che ha collocato il disastro del Vajont al primo posto fra le cinque maggiori catastrofi ambientali causate da errori umani, precisando che la conoscenza geologica dei versanti avrebbe impedito il disastro. Ancora un altro esempio, un'altra istituzione molto importante, la SDSO, Associazione dei Funzionari Statali per la Sicurezza delle Dighe, opera negli Stati Uniti fin dal 1984. Tra i suoi obiettivi vi è il monitoraggio della sicurezza delle dighe e la creazione di una community
che faciliti la comunicazione fra i tecnici del settore in merito alle problematiche che si possono presentare sia durante la produzione, sia durante la costruzione, sia durante il mantenimento delle opere. È fondamentale che ci siano queste istituzioni e che funzionino. Bene, sono comunque tutte espressioni autorevoli e meritevoli di grande attenzione, ma sempre attinenti in ambito tecnico. Allora, nell'ottobre del 2023, verso la conclusione dell'anno celebrativo del 60° anniversario del disastro, tu hai inaugurato un nuovo, inesplorato punto di vista. Il Vajont come caso di studio nella definizione del ruolo della gestione comportamentale e comunicativa. La gestione finalizzata ad un successo di un lavoro di squadra. Questa cosa non era mai stata analizzata da nessuno. La tua analisi si è rivelata fin da subito sorprendente per almeno due motivi, Andrea. Da un lato, da pilota ultraleggeri a motore qual sei, hai proposto una narrazione dei fatti a tutto campo, tipica del sorvolo. I dettagli tecnici e le considerazioni sui dolorosi risvolti umani vengono accennati per doveroso ricordo, mentre risulta un quadro nettamente perimetrato dell'intera vicenda, che ne permette una completa comprensione. Dall'altro lato, la tua riflessione si è focalizzata sull'analisi della gestione delle diverse situazioni nel divenire del progetto e della costruzione della diga, sia in riferimento ai singoli protagonisti, sia in riferimento alla coordinazione del lavoro di squadra. Questa analisi, che è inequivocabilmente influenzata dal rigore del pensiero scientifico proprio delle tue competenze in qualità di fisica, e si sentono tutte, si avvale di un campo di ricerca finora sconosciuto ed estraneo nell'ambito del Vajont, la sezione dedicata al Crew Resource Management facente parte del programma di addestramento dei piloti di velivoli di linea. Per quanto di mia conoscenza, nella letteratura del Vajont non sembrano esserci altri esempi di applicazione di un programma di analisi delle competenze relazionali, applicato con metodo, obiettivamente ed oggettivamente. L'analisi proposta nel libro si inserisce dunque in maniera assolutamente originale nella letteratura a tema Vajont e risulta sorprendentemente efficace. La rarefazione degli accenni di partecipazione emotiva da parte tua permette anche al lettore di esplorare la vicenda con oggettività. E questo è ciò che facilita l'attualizzazione di quella vicenda, perché allora appaiono con chiarezza i comportamenti che ancora oggi caratterizzano il modus operandi di certa classe manageriale, prevalentemente in campo industriale. E dove lo collochiamo questo tuo scritto? Come ho accennato all'inizio, sono due i punti di vista che hanno guidato quanti hanno scritto di Vajont. Il punto di vista tecnico-scientifico è stato finora sviluppato soprattutto da esperti del settore, quali sono gli ingegneri, i geologi, a vario titolo coinvolti nella progettazione di opere. Il punto di vista socio-umanistico è stato indagato e approfondito da un lato da giornalisti e storici che ne hanno restituito una narrazione talvolta di parte, dall'altro da scrittori che a vario titolo hanno messo in luce le vicende spesso drammatiche di superstiti e sopravvissuti. E mancava in questo panorama letterario un'analisi condotta da professionisti, sì in ambito scientifico, ma esperti in discipline estranee al settore e quanto più possibile scevra da influssi personali e professionali. E questo è l'ambito di studio delineato per la prima volta da te. La tua preparazione accademica in una scienza pura, qual è la fisica, ti ha consentito di analizzare con rigore il divenire dei comportamenti e delle relazioni tra i soggetti coinvolti, mettendo così in luce la vulnerabilità sia della gerarchica catena di comando esistente fra gli operatori SADE, sia della cortina di barriere generata dal prestigio professionale di ciascun consulente esterno all'azienda.
Volendo assegnare a questo libro una posizione in una forma letteraria, credo di poter dire che si inserisce a pieno titolo nella saggistica storica con questa modalità innovativa di analizzare momenti cruciali del passato utilizzando criteri contemporanei. Quella che ne restituisci, cioè, è un'analisi, penso, talmente generosa e bella che spero invoglierà molti dei nostri ascoltatori ad acquistare il libro per leggerlo. Ma mi dà anche uno spunto di riflessione. Tu hai parlato di due punti di vista, uno prettamente tecnico e scientifico che va ad analizzare il perché, magari anche dal punto di vista geologico. Cosa si poteva prevedere, cosa non si poteva prevedere dal punto di vista idraulico. Sono stati effettuati dei test sia in Italia che all'estero, anche particolarmente per i fini processuali, per vedere la validità degli esperimenti che erano stati condotti sul modello di Nove di Vittorio Veneto. Quindi dal punto di vista tecnico della gestione della frana, dei tempi di caduta, eccetera, eccetera. Un altro invece più prettamente legato alle emozioni, quindi dei superstiti e dei sopravvissuti, come ricordavi tu, fatto da storici e giornalisti. La domanda che mi viene in mente è: per quanto io possa essere contento del mio nuovo punto di vista, della mia innovazione, è come mai in 60 anni questa cosa non è avvenuta prima? E come mai in 60 anni di storia, visto che parliamo di problemi di comunicazione, dal 1963, quando sì, l'anno di svolgimento del fatto, fino al 1985, che Andron e Patton hanno pubblicato la loro relazione sugli studi che avevano effettuato sul Vajont, sostanzialmente c'è stato un oblio della memoria. No, non si è parlato di Vajont per quasi 20 anni. Sì, per molti di più, Antonio. Dal 63 al 93 sono 30 anni. Il Vajont è entrato veramente in una fase di oblio. Cos'è successo? Per molti motivi il dopo Vajont è stato un'esperienza drammatica, ad alcuni sopravvissuti ricordata anche come peggio del Vajont. La fase processuale, soprattutto la fase di allestimento del processo con il coinvolgimento di Enel, di Montedison, di tanti altri che erano stati coinvolti a vario titolo, è stata un'esperienza drammatica per chi ha dovuto vedersi risarcire, vedersi negare la possibilità di negare di possibilità di partecipare alla fase processuale vera e propria, in senso perché era stato spostato il processo all'Aquila, eccetera. Quindi è stato un periodo nel quale anche gli abitanti sia di Longarone e sia della Valle del Vajont hanno vissuto un momento di confusione e lo ricordano quasi con vergogna. Perché è stato un periodo anche di grande povertà, un periodo in cui dovevano dipendere da tanti altri, un periodo durante il quale, per esempio, gli abitanti della Valle del Vajont hanno dovuto subire la cosiddetta diaspora, cioè essere distribuiti in altri territori perché quella valle era stata ritenuta di nuovo vulnerabile a nuovi franamenti, eccetera. Quindi per 30 anni il Vajont è diventato quasi una storia di cui vergognarsi. E questo lo dico con certezza, molti mi hanno testimoniato che addirittura fra paesani, cioè gente che aveva vissuto la stessa storia, residente nello stesso territorio, si negavano la possibilità di confrontarsi, non parlavano più di Vajont neanche fra di loro e non lo tramandavano alle giovani generazioni. Quindi il Vajont, il racconto del Vajont non ha 60. In realtà parte dal 1993. Che cosa è successo in quell'anno? In quell'anno c'è stata una innovazione in campo teatrale con il monologo di Marco Paolini, che è stato pubblicato e ha spalancato le finestre su quella vicenda che è stata riletta, rivista in una forma drammatica. Diciamo teatrale, quindi drammatizzando
situazioni, ma che ha dato ai sopravvissuti e superstiti una nuova spinta a comunicare di Vajont. Quindi la narrazione, torno a dire, non ha 60 anni, ha dal 1993, poi aiutata anche dal film Vajont, La diga della Del ora non mi disonore. ricordo, del disonore, grazie, La diga del disonore, anche lì è stato reso in pellicola tutto il dolore che è stato provato in quel periodo. Bene, per quanto riguarda Endron e Patton, loro sono stati in Vajont fin dal 1974 e ci sono stati ben 3 volte. Una volta da solo, se non sbaglio, a Endron, una seconda volta insieme a Endron e Patton e poi un'altra terza volta Endron, Patton e alcuni studiosi, alcuni, diciamo così, mineralogisti o petrografi di università varie, dislocate in varie parti del mondo, indipendenti. Ecco perché hanno fatto tutto questo. Non so, tu forse ne parlerai quando ci sarà la prossima puntata a carattere geologico, che era un discorso legato alla presenza di una argilla, una argillite, la famosa argillite Montmorillonitica. Di questa argillite, che è stata una fra le principali responsabili della sua presenza, responsabile nell'accelerazione che ha subito quella frana, accelerazione che peraltro non era prevista dagli studi precedenti, il franamento. Bene, quelle argillite, la sua presenza è stata negata dai primi anni di studio, sia quelli che erano, diciamo così, dovevano servire nella fase processuale, sia quelli di studiosi che in precedenza al disastro avevano lavorato lì, erano stati consulenti della SADE e non l'avevano trovata. Endron e Patton si sono trovati a pubblicare nel 76, se non vado errata, con qualcosa che riguardava l'argillite montmorillonitica, ma il loro paper veniva smentito da altri autori che negavano questa presenza. E così nel 78, ma rimango sempre così con dubbi sulle date, ma l'andamento è stato questo, sono tornati con questi 3 esperti, mineralogisti e petrografi, a fare dei prelievi di campionamenti indipendenti che vennero studiati in maniera indipendente nei laboratori indipendenti delle 3 università coinvolte. E qui venne certificata la presenza dell'argillite montmorillonitica. Ma per fare tutto questo siamo dovuti arrivare al 1985, perché il mondo scientifico si era arenato su non voler cambiare il punto di vista. Sì, è una situazione dal punto di vista comunicativo è veramente assurda, perché anche l'ingegner Leopold Müller, che era stato interpellato dalla SADE a vario titolo, principalmente per le imposte della diga, ma poi gli era stato richiesto nel corso degli anni di offrire un parere sulla frana, sulla sua estensione, diciamo che è stato lui sulla base degli studi del dottor Edoardo Semenza a quantificare l'effettivo volume della frana, che lui aveva quantificato in 200 milioni di metri cubi, poi è stato 270 milioni di metri cubi. Diciamo, in termini scientifici diremmo che è abbastanza accurato, perché è lo stesso ordine di grandezza, non ha sbagliato ordine di grandezza. E lui, per diversi anni successivi al disastro, con l'argilla che si può vedere ad occhio nudo quasi, basta fare una camminata lì sul pendio dove è crollata la frana, si può vedere tranquillamente. Lui ha continuato a negare questa Esattamente, cosa. esattamente. Ed ecco qui che si rischia un altro problema, ovvero noi, non facendo nulla, rischiamo l'oblio della memoria. E ricordiamo che fuori dal cimitero di Fortogna, delle vittime del Vajont, c'è prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria. Di dare una visione soggettiva di parte di quella che è stata la storia. Quindi noi in entrambi i casi ci troviamo ad avere due estremi, se vogliamo, che però non fanno bene.
alla realtà oggettiva. Esattamente, esattamente. La realtà oggettiva dovrebbe essere non, il nuovo campo di ricerca. Ora, se però noi non andiamo ad indagare, come hai fatto tu, i comportamenti che hanno guidato l'agire di quelle persone, noi non riusciamo a riconoscere il Vajont oggi nell'operato attuale. E arriviamo ad avere dei disastri equiparabili a Ion. È questo il problema, è questo ciò che muove chi continua a studiarsi il Vajont e a uscire un po' dagli schemi. Marco Paolini e Martinelli hanno fatto un'opera straordinaria, hanno sollevato una polvere alta, molto spessa, perché, ti ripeto, del Vajont non si voleva più parlare. Ora però è il momento che il Vajont diventi adulto, vogliamo dirla così, dopo 60 anni, dopo 30 anni dal sollevamento della polvere, sarebbe molto interessante, molto utile e renderebbe anche, lasciatemi dire, maggior onore alla perdita di vita di tutti quelli che sono sepolti a Fortogna e al dolore di quelli che sono sopravvissuti. Il mettere il Vajont fra le materie di studio, come viene fatto negli Stati Uniti, in modo che ci si educhi a una visione diversa dei comportamenti quando ci deve fare, si devono operare, mettere in campo opere di grande impatto ambientale, sia per i territori sia per le persone che ci vivono. Altrimenti il Vajont non è servito a nulla. Comunque il Vajont è stato anche dimenticato, se vogliamo, in larga parte dalle istituzioni. Ricordiamo che il primo presidente della Repubblica, non vorrei dire una stupidaggine, è stato Sergio Mattarella nel 2019, che è andato a deporre una corona di fiori a Fortogna, ma non è stato sulla diga. Quest'anno, cioè Sì. nel 2023, per la prima volta un presidente della Repubblica ha messo piede sulla diga Sulla del diga del Vajont, Vajont, sì. 60 anni dopo. Quindi non solo da parte delle popolazioni, ma anche delle istituzioni e, se vogliamo, di tutti si è voluto dimenticare il Vajont. Diciamo che in quelle occasioni, allora, lo Stato italiano non ci ha fatto una gran bella figura. Non ha avuto comportamenti onorevoli e il processo li ha messi in luce. Mario Fabbri è riuscito ad andare a fondo con tanta, tantissima testardaggine, chiamiamola così. E per la prima volta si è riusciti a portare alle sbarre uno Stato. Lasciamo stare le pene leggere, lasciamo stare tutto il resto, però. Almeno si è dato un nome a chi si è comportato male. Poi sin dall'inizio si è cercato di camuffarlo come disastro naturale Eh sì, della si è frana. dovuto arrivare in Cassazione, beh, anche con l'appello, ma poi in Cassazione, per dichiararlo disastro, causato dall'uomo. Poi, come ricordavi tu, l'ONU nel 2008 l'ha classificata addirittura come il primo Al di. primo posto, come punto di riferimento, è un classico esempio, dice l'ONU, è un riferimento per tutti e da lì non verrà spostato il Vajont, resterà sempre al primo posto di quella classifica. Sì, assolutamente sì. Mi piace che abbiamo spaziato, diciamo, in lungo e in largo col filo conduttore della comunicazione. E come ricordavo all'inizio, l'obiettivo di questa serie di episodi, di questo podcast, è quello di parlare del disastro per farlo conoscere quanto più possibile sotto diversi punti di vista. E come abbiamo ricordato fino adesso, cercare di imparare da questi errori. Dagli errori che sono stati commessi affinché non si ripetano mai più. Quindi ti chiedo quale pensi sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro? Andrea, la memoria vive quando si esprime nel presente. È l'unico modo per farla vivere. In questo senso, la memoria del Vajont ha diverse modalità di esprimersi.
Intanto c'è la commemorazione, cioè celebrare l'anniversario del disastro riunendo le persone in vario modo alimenta la memoria collettiva e permette l'elaborazione del trauma e tramanda contenuti alle nuove generazioni, che è importante. Poi, perché non ricordare per esempio anche l'inizio dei lavori, il disastro di Pontesei, la frana del 4 novembre del 70, l'inaugurazione della diga, eccetera? Perché non ricordare tutta la storia della costruzione della diga del Po? Poi un altro modo di manifestarsi della memoria è l'esposizione ecomuseale dei luoghi della memoria. Come ho detto prima, i luoghi testimoni dell'accaduto con i resti conservati sono le pagine dove è scritta questa storia. Le aree di sedime con i cenotafi, la diga, il lago residuo, l'area di frana, il bosco vecchio, il campanile di Pirago e poi altri sono tutti testimoni muti, ma reali, autentici, non sono frutto di fantasie. Arrivano dal passato, carichi di messaggi, e sono le radici vive del presente. La storia di Don Garone, della Valle del Vajont, del Veneto, della nostra industria, eccetera, fonda le sue radici lì. Poi un altro modo per celebrare e tenere viva la memoria è naturalmente la comunicazione, come dici tu. Dopo la conclusione del procedimento penale del 71, l'evento Vajont era rimasto argomento di approfondimento tecnico riservato agli addetti ai lavori, ma era praticamente scomparso dalla comunicazione mediatica. Fu un lungo periodo di silenzio nel quale, come ho detto prima, sopravvissuti e superstiti rifiutarono di confrontarsi anche fra di loro, quasi a voler rimuovere il dolore. Poi, abbiamo detto prima, ci sono stati questi eventi mediatici, teatrali, di drammaturgia, che hanno riportato un po' alla luce il discorso del Vajont, e allora, da allora anche quei testimoni hanno ritrovato il coraggio di esprimersi, portando a conoscenza di tutti i dolorosi ricordi di quei giorni. Parlare di Vajont, dunque, parlarne ancora e ascoltare i racconti sembra essere la miglior strategia per mantenere viva la memoria. Presentarlo alle migliaia di turisti che ogni anno raggiungono la diga. Io fino ad ora avrò incontrato intorno ai 30.000 persone da quando sono informatore della memoria. Ai giovani alunni e studenti che stanno gettando le basi del loro futuro. Renderlo termine di paragone nella progettualità dello sviluppo e del progresso. E poi, Andrea, bisogna continuare a studiarlo e a rielaborarlo. Forse dell'evento Vajont non sarà possibile avere una completa conoscenza, questo lo sappiamo tutti quelli che si occupano di Vajont. Tanto sono stati complessi e intricati i fatti accaduti durante i 35 anni trascorsi fra la sua prima progettazione e l'evento franoso. Ma è importante continuare lo sforzo di ricerca fra le pieghe di quella storia, distendendole come hai fatto tu con la tua analisi, un continuo aggiornamento, magari avvalendosi anche della documentazione del fondo processuale del Vajont che è stato iscritto proprio da quest'anno nel registro Memory of the World, dalla memoria del mondo dell'UNESCO. Tutti stimoli, tutte modalità semplici alla portata di tutti, perché quel fatto diventi un fatto di vita attuale. Giovanni, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, grazie a voi del vostro ascolto. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie Arrivederci, ciao a tutti. per essere stati con noi. Vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese. Saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del Vajont.